Lo sai che per fare questa ricetta ti servono solo due ingredienti e non sono né la farina né le uova. Wow! Prendo quattro mele e le sbuccio. Ora taglio le mele a metà e rimuovo il torsolo. E ora taglio le mele a spicchi. Non devono essere né troppo piccoli né troppo grandi e né troppo regolari, perché tanto andiamo a cuocere le mele nel forno. Ora prendo una teglia ricoperta con carta da forno e metto le mele sopra. Distribuisco un po' le mele. E ora inforno le mele nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Le mele sono pronte, ora le facciamo raffreddare completamente. Nel frattempo prendo 250 g di cioccolato fondente e lo taglio a pezzi. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi sciolgo il cioccolato a bagnomaria. Come vedete, qui ho una pentola con dell'acqua all'interno, sopra appoggio la ciotola e in questo modo il nostro cioccolato comincerà a sciogliersi appena l'acqua comincia a bollire. Il cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ma Diana, ancora non ti ho chiesto che cosa stiamo preparando oggi. Oggi prepariamo una torta con soli due ingredienti. Come due ingredienti? Due ingredienti. Solo le mele e il cioccolato? Solo mele e cioccolato. Non ci credo. Vedrai che meraviglia, è un miracolo questa torta. E infatti ora aggiungo le mele che abbiamo cotto prima all'interno della ciotola con il cioccolato. Dai, aggiungiamo un terzo ingrediente, che ne dici? Dai. Cannella. Cannella, dai. Dai, lo contiamo come terzo ingrediente? Ma no, dai, tanto è facoltativo. No, anche perché la ricetta riesce lo stesso anche senza la cannella. Perfetto. E ora prendiamo il frullatore a immersione e frulliamo perfettamente il tutto. Ci siamo. Guardate qui che consistenza bellissima. Ora rivestiamo uno stampo da 18 cm di diametro con la carta da forno. Io ho tagliato una striscia di carta da forno in modo da rivestire benissimo lo stampo. E ora versiamo il composto nello stampo. Cioè, io ancora non posso credere che da mele e cioccolato e basta venga fuori una torta. Vedrai, vedrai, vedrai che rimarrai stupito oggi. E ora la mettiamo in frigo per almeno 4-5 ore. Ci vediamo dopo. Dopo 5 ore la torta è pronta, l'esperimento è riuscito, io non vedo l'ora di assaggiarla. Ma prima lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividete anche il video, supportateci perché ci date una mano immensa. E inoltre volevo anche ringraziare tutti voi per aver ordinato il nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce. E se avete già preparato ricette dal nostro libro, scriveteci qui sotto nei commenti. E vi ricordo che potete trovarlo online, vi mettiamo il link qui nei commenti oppure in tutte le librerie. Siamo pronti per vedere la torta. Apriamo lo stampo qui con voi, in diretta. In diretta. Wow, non ci credo. Due ingredienti, ragazzi. No, vabbè. Ma com'è possibile? Ma non lo so, ma è incredibile. Cioè, come è possibile? Io non aggiungo tante altre cose sopra, semplicemente una spolverata di cacao e poi metto dei mirtilli anche qui in mezzo. Ma giusto per decorare così, in modo molto minimal. Ecco qui la nostra torta pronta e ora andiamo a tagliare una bella fetta. Che meraviglia! Completiamo con del miele. Mamma mia, che cremosità! Wow! Due ingredienti, ragazzi. Due ingredienti. Mamma mia! Che buona, mamma mia, mamma mia. Ragazzi, se la fate, scriveteci qui sotto nei commenti. Siamo curiosissimi. Senza se, dovete farla.